Ma l'introduzione della realtà nel romanzo è avvenuta dopo la consapevolezza che in questo paese era finita l'esperienza del giornalismo investigativo. E quindi c'è stata una decisione quasi unanime degli autori di genere di colmare questo buco, ovviamente con uno strumento diverso, che è quello del romanzo rispetto al quotidiano, alla televisione. Di però raccontare storie realmente accadute e infilarle nelle trame dei nostri romanzi, cioè arrivare a un punto di fusione tra finzione letteraria e giornalismo investigativo. Questo ha cambiato completamente il nostro modo di lavorare perché abbiamo dovuto di fatto concepire il romanzo in maniera diversa, nel senso che adesso quando scrivo un romanzo, sto già lavorando all'inchiesta del romanzo successivo, perché ormai per un'inchiesta seria da riportare in un romanzo sono necessari almeno 2 anni di lavoro. L'ultimo arresto di Casalesi, per esempio, rispetto al traffico illegale di rifiuti è di giovedì, cioè 2 giorni fa. Questo sì, è molto significativo. Il problema del Veneto, del Nord-Est in generale, è che è una terra di confine. Basta pensare che secondo i carabinieri il tratto autostradale che parte da Trieste e arriva a Padova, poi si dirama verso centro-sud o verso nord-ovest, è il tratto stradale d'Italia dove quotidianamente transita in entrata e in uscita la maggior parte della merce illegale a livello nazionale. Quindi un dato molto. Questo ha portato, dopo la caduta del muro di Berlino, all'insediamento di numerosissime culture criminali nel territorio, proprio questo discorso del traffico. Il traffico di rifiuti in realtà è la forma criminale più antica che c'è in Veneto, perché è stato scoperto dalle indagini che risale a circa 30 anni fa. Sono 30 anni che le scorie industriali del nord-est hanno preso la via della Campania. C'è stato un accordo proprio tra parti corrotte di ambienti industriali e la Camorra proprio per lo smaltimento, nel senso che smaltire correttamente costa un tot, smaltire legalmente costa molto meno. E quindi c'è stato questo traffico che è durato per 30 anni, una cosa veramente gravissima. La schizofrenia ha un'origine squisitamente economica, nel senso che il sistema economico che si è impiantato, sviluppato nel Veneto, quella che è stata chiamata in molti anni la locomotiva economica d'Italia, ha avuto bisogno di una massa enorme di manodopera. Però l'industria del Veneto aveva già calcolato che ci sarebbe stata una crisi molto forte, anche perché non avendo mai investito in tecnologia, avevano perfettamente capito che le macchine delle industrie sarebbero diventate obsolete nel giro di poco tempo e l'unica possibilità sarebbe stata quella di spostare tutto all'estero. Quindi il fatto di generare un conflitto sul terreno dell'immigrazione, negando i diritti agli immigrati, aveva proprio lo scopo di non dare gli stessi diritti agli immigrati come lavoratori rispetto ai lavoratori italiani. E quindi questi lavoratori erano immediatamente allontanabili dal territorio proprio per questo motivo. È stata una scelta economica. Dietro la cosiddetta xenofobia veneta c'è proprio questo, la necessità di avere la manodopera, ma anche avere la possibilità immediatamente di espellerla subito dopo. E così è stato, perché quando la locomotiva ha attraversato il confine e si è portata in un solo anno 15.000 aziende in Romania, ci sono state masse di licenziamenti enormi. E quasi tutti di extracomunitari che sono dovuti. E poi perché un altro discorso, questo molto doloroso, è il fatto che tutto si è basato poi sul lavoro nero. La massa enorme di lavoro nero che si è sviluppata in quegli anni è veramente impressionante. E questo fa parte anche di una concezione economica in cui l'evasione fiscale totale è stata
l'asse portante. Oggi finalmente ci sono delle inchieste della Guardia di Finanza che stanno proprio svelando punto per punto queste dinamiche economiche. Mi piacerebbe molto, ma come dicevo prima, ci vuole tempo e quindi bisognerebbe fare questo viaggio, perché non puoi scrivere senza, così da lontano, guardando sui giornali o guardando i filmati nella televisione. È proprio una cosa che bisogna vivere, però mi piacerebbe molto. Immigrazione e immigrazione sono due terreni fondamentali da comprendere oggi. E fino adesso, dal punto di vista del romanzo, sono stati poco toccati, poco affrontati, e invece è arrivato il momento di farlo.